ragazzi e benvenuti nella terz'ultima parte della Lazio Caparaon Platino, le tre più importanti parti di tutto il let's play, quindi di tutta la Nuzlocke. Avevo messo un attimo la velocità per sbaglio e andiamo a fare quello che dobbiamo fare in tutta questa parte, sono i primi due super 4 e basta. Prima di tutto ho parecchi soldi perché ho venduto quasi tutto quello che avevo, a parte le cose essenzialmente utili, affilo artigni, moneta muleto, roba, e i cocci vari. Poi ho venduto quasi tutto, quindi abbiamo tantissimi soldi. Tutti i soldi li userò per comprare ricariche tot, 99 ricariche tot. Ho sperato e mi restano ancora un monte di soldi. Io penso mi basta 99 ricariche tot, quindi non spero tempo. Passiamo subito a vedere la squadra. Allora, la squadra abbiamo Pingu, li vedete in nuovo ordinati come sono nella grafica. Abbiamo Pingu, Pokémon acqua, acciaio, strumento Gelomai, aumenta la potenza delle mosse tipo ghiaccio, natura gentile, non so cosa faccia, attacco speciale enorme, difesa speciale anche, acqua aiuto in difficoltà, potenza delle mosse tipo acqua, mosse, surf, boia, cannon flash e defompa. Cannon flash e defompa gliel'ho fatto imparare. Boia poi veniva potenziata del 20% da Gelomai, quindi ottimo. Secondo qua a livello 59. Secondo qua a Bolt livello 60, natura vivace, tipo elettro furo, quindi che ha come mosse forza, morso, fulmindenti e scintilla, le quali sono stabbate, fulmindenti e scintilla. Strumento occhiali neri, potenza del 20%, le mosse di tipo buio, che è solo morso, non avevo altri strumenti da dargli, ragazzi. Terzo Pokémon, Pony Fuoco livello 59, mosse, rimbalzo, ruota fuoco, fuoco carica, che l'ha presa, e riduttore strumento nessuno perché non l'avevo, tipo fuoco puro, quindi le mosse stabbate sono ruota fuoco e fuoco carica. Attacco 138, velocità incredibile. 168, fuga facile non ci serve. Altro Pokémon, Sky livello 59, natura seria, tipo normale volante, velocità anche lui incredibile, attacco 160, prepotenza riduce l'attacco del nemico, ottimo. Mosse, Valdeali, riduttore, volo e aria assalto, le sue non l'ho cambiate, semplicemente le potrei cambiare forse nel corso dei Super 4. Poi c'è Psycho, strumento rapido artigli, l'ho trovato nell'edificio sopra il Pokémon Market a Giubilopoli. Natura cauta, tipo psicolotta, attacco alto, difesa speciale alta, la velocità era già alta, però con rapido artigli a volte attacca per primo. Quindi abilità, cuore deciso, aumenta la velocità quando il Pokémon tentenna. Mosse, zuffa che ha imparato, fuoco al colpo, psichico assorbi pugno. Infine Shark, tipo Drago Terra, con il condivido esperienza perché è solo a livello 57 e deve salire, e mi sa che nei primi due Super 4 non lo userò molto. Natura calma, attacco 159, difesa 152, velocità 146, abbastanza alte, poi lo darò a lui rapido artigli, mi sa. Mosse, Drago Artigli, Sgranocchio, Terremoto e Drago Furia. Questi sono i 6 Pokémon che ho e che ci aiuteranno in questa avventura. Proseguiamo, messo Bolt per primo perché ora incontriamo Gino. Aspetta, non andare senza di me, hai intenzione di sfidare la Lega Pokémon, vero? Questo è un altro dei motivi per cui sono qui. Vediamo con una lotta chi di noi è più all'altezza di questa sfida. Perfetto, Gino ci sfida nell'ultima lotta contro Gino. In realtà ce ne sarebbe un'altra all'aria sfida, ma non la faccio perché non faccio il dopo Lega. Aspetta, tolgo questa finestra, perfetto. Ho messo Bolt proprio perché per primo mi mette Staraptor, quindi Bolt, perfetto. Scintilla, non so se lo manderà KO. Ok, lo manderà KO, perfetto. Non lo manda KO, cacchio! Dove si vede non l'ha mandato Apollo, sa solo lui. Comunque anche se usa i Kaiatot che non usa, comunque aveva la difesa diminuita, la difesa speciale, quindi non c'era problemi. Prossimo Pokémon, vediamo un Torterra. Metto Sky, ragazzi, perché è il più adatto, secondo me. Secondo me è il più adatto di tutti. Io gli faccio un aria assalto,
vediamo un po' cosa succederà. Prepotenza riduce l'attacco a terra. Con un aereo assalto non mi pare che non vada a po', perché ecco, infatti sganocchio non ci toglie molto. Un altro aereo assalto e va a capo stavolta. Critica non li fa neanche morti. Sono un po' in tensione, ragazzi, perché parecchio difficile sarà sta lega e ho parecchia paura, ragazzi, che mi muoio un po', però la Nazo che è finita, e soprattutto dopo la lega o si vince o si perde, non vi assicuro neanche che vinca. Quindi chi lo può sapere. Sganocchio, Bolt, a rischio di Bolt. Se Floz va a capo mi fa un favore, grazie Floz, perché Bolt non so se mi sa che lo dovevo ricagliare. Comunque, se la prossima scelta sarà Snorlax, ragazzi, Snorlax, parecchia attenzione a Snorlax. Io metto Psycho, perché Psycho ha mosse tipo Dinami Pugno e Zuffa preferisco di no, perché diminuisce la difesa speciale, e se non lo manda a KO sarebbe un bel problema. Ha fallito Psycho. Dicevo, fuoco al colpo un'altra volta, non so se lo manda a KO. Non lo manda a KO, ok, cioè a posto no, però fa il colpo un'altra volta, fallisce, cazzo. Ok ragazzi, Palma l'abbiamo già perso in partenza, e vi faccio capire solo questa la difficoltà della lega. Metto un po' di fuoco perché, boh, perché sì, perché mi andava. Fuoco carica, spero lo mandi a pausa Snorlax. Ok, buono. Vabbè, ha subito il contraccolpo, che il fuoco aia subisce il contraccolpo. Psycho è già andato KO. Povero Psycho, cazzo. Lasciamo fuori fuoco. Per il conto era lascio fuori fuoco, ragazzi. Quindi Psycho KO subito immediatamente. Non me l'aspettavo, sarò sincero. Forse ho rischiato un po'. Però questo è il bello della Nazlook. E cioè il bello no, perché è bruttissimo, però mandiamo Pingu, no? Dov'è Pingu? Eccolo. Quindi povero Psycho, che è morto prima di affrontare la lega, e niente, è morto prima di affrontare la lega Psycho. Povero Psycho, ci poteva fare davvero comodo Psycho alla lega, però Ideopompa non ha una grandissima precisione. Ideopompa, infatti, lo sapevo, ma io le rifaccio un'altra, e chi se ne frega. Giorno di sole, attenzione, vengono diminuite la potenza delle mosse tipo acqua, quindi non so se riesco a shottarlo, ma sì che riesco a shottarlo. Quindi abbiamo avuto la meglio su Gino Allenatore, però c'è molto Psycho. Immagino di non essere pronto per la Lega Pokémon, se perdo contro di te. Accidenti, ma stai in guardia, diventerò più forte, arriverò anch'io alla Lega Pokémon. Vedrai che diventerò il campione e sarò più forte di tutti gli allenatori. Matti, non farti battere da nessuno prima di perdere contro di me. Ok, Psycho è morto, affronterò la Lega con 5 Pokémon. Purtroppo. Quindi mettiamo Psycho direttamente. Aspetta però. No, non lo metto. Però si dà per morto, non lo posso mettere in campo perché devo spostare rapide artigli, ragazzi, il mio strumento. Anche se vi dico, allenare allora è stata una perdita di tempo, perché ragazzi, Psycho ci è voluto un'eternità per allenarlo. Davvero, ci è voluto un'eternità e io ho rischiato così tanto. Poi sono anche deficiente io, perché potevo anche evitarlo sto rischio. Proseguiamo per la Lega allora. Fammi confermare che hai le carte regola per sfidare la Lega Pokémon. Ok, le medaglie le abbiamo un po' esaminate l'altra volta, ci sono tutte le medaglie, l'avete visto. Bellissimo sto pezzo, ragazzi. Allenatore, hai raccolto proprio tutte le medaglie della regione di Sinnoh. Mostra la forza che ti ha condotto qui fin qui e aspira alla gloria. Aspiriamo alla gloria. Questa è bruttissima. Ok, ragazzi, eccoci dentro la Lega Pokémon. Di qua o si esce vincitori o si esce perdenti. Io direi di partire col botto, cioè con Ponyfoam. Il primo super 4.
Ciao, ti do il benvenuto alla Lega Pokémon. Io sono Aaron dei Super 4, felice di vederti. Oh, devi sapere che sono molto appassionato di Pokémon Coleottero. I Pokémon Coleottero sono inquieti, ma sono belli. Dicevo, sono inquieti, ma sono belli allo stesso tempo. Si è stoppata la registrazione. Sì, ecco. Ok. Vuoi sapere perché accetto le sfide degli allenatori in questo posto? È perché voglio diventare perfetto, proprio come i miei Pokémon Coleottero. Ok, sfidiamoci. Matti vs Aaron. Super 4 è il primo Super 4 della Lega Pokémon. Oddio, scusate, ho messo la velocità per un attimo. Vediamo se con un ruota fuoco lo buttiamo giù, mi sa di no però. Quindi non vorrei darvi false speranze. E infatti non lo butto giù. Doppio team di sale illusione. Ecco, attenti a questo stronzo. Perché è uno stronzo? Perché lui usa doppio team di continuo e mancherete sempre la mega. Inoltre quando gli sale l'illusione gli sale anche la non mi ricordo cosa fa, mi sembra quando lo attacchi gli sale anche la velocità oltre all'attacco, sì, oltre, no, ne oltre a niente, quando lo attacchi gli sale la velocità. Ok, ragazzi, sono un po' intontito da questa lega. Lui, ok, ci manda Vespiquen. Oh, Vespiquen. Però non ha due, quindi boh. Fuoco carica, perché ho visto che il waterfall non lo manda a poco, quindi andiamo in fuoco carica. Contraccolpo ovviamente, ragazzi, come nei migliori pony fuochi c'è, cioè, il contraccolpo. Troviamo un Heracross, ma io direi di mettere Sky contro Heracross. Sapete, non mi ricordo se è super efficace il volante contro ora se mi viene il volante contro il Coleottero, non me lo ricordo se è super efficace, però oddio, non trovavo le pozioni, quindi mi ha preso un colpo. Comunque io ritaglio Pony Fuoco per vedere un po' la situation. Pietra taglio, cazzarola. Ok, ho rischiato, ragazzi, ho rischiato. Se lo ammazzo siamo a posto, se no potrei morire, potrebbe morire anche Sky. Ok, l'ha ammazzato, a posto. Momenti di terrore, devo dirlo, perché già mi è morto Psycho, poi ho Psycho. Drapion, uno dei suoi Pokémon più forti, se non il più forte. Non ho visto i livelli però, i miei sono tutti sul 60 comunque, i suoi 53, quindi sono su quei livelli, però ho sempre parecchia paura. Come ora, vedi, perché se lui mi fa una mossaccia io sono morto. Barca cedra, accidenta a te, porco. Ora gli faccio l'altro fuoco, lui userà un altro attacco e poi userà una ricarica sotto. Scherzavo, non la userà invece. Ok, è stato avvelenato anche Ponifuoco, attenzione, qui rischiamo il Ponifuoco. Ponifuoco è sempre un pericolo perché ha una difesa bassissima, quindi è sempre un pericolo Ponifuoco. Ok, Veneno Croce non ci ha fortunatamente avvelenato. Contraccolpo come sempre, ragazzi. Ponifuoco riceve punto esperienza, anche Shark, ma Shark non sale. Allora, qui abbiamo un quadrupede da parte di Ponifuoco, quindi se Shizu non attacca per primo mi sento abbastanza tranquillo, perché abbiamo appunto un quadrupede, visto che Shizu ha il doppio tipo, cioè Coleotte e Acciaio. Infatti grazie al cielo sconfiggiamo il primo Super 4 senza neanche tante difficoltà, devo essere sincero. Pensavo fosse parecchio più difficile. Quindi abbiamo avuto la meglio su questo Super 4, grazie al cielo. E come avete visto, i tondini dei Pokémon si sono arrossiti tutti. E ora si è ingrigito il tondino del Super 4 Iron. Ha detto che ci sono tre allenatori più forti di lui. E ciò mi preoccupa. Mi sono tenuto gli elisir perché non sapevo un po' come sarebbe potuto andare la situazione. Io spero le gare di Totta, tanto ce ne ho 99, ragazzi, cioè. E potevo comprare parecchie di più. Ok, passiamo verso la sala del secondo
Super 4, che è la Super 4 Terry. Ok, contro la Super 4 Terry io potrei fare due scelte. Potrei mandare Sky come potrei mandare Pingu. Però c'è sempre un però, ragazzi. Sky sarebbe davvero davvero pericoloso, perché Sky cioè perché i suoi Pokémon hanno anche mosse tipo roccia, non solo terra. Quindi Sky sarebbe davvero davvero pericoloso. Bene, sei un allenatore adorabile, tosto allo stesso tempo, che ne sai? Io sono Terry, preferisco i Pokémon di tipo terra. Perché non mi mostri cosa hai imparato? E quindi, ragazzi, parte anche la sfida contro Terry, cioè Matty vs Terry, la vecchia Terry detta la vecchia. Ok, ci mandano Whiskash, un Pokémon che odio sinceramente. Sinceramente lo odio davvero. Ora non so un po' l'acciaio cos'è, cosa non è, perché ok, sto stronza ha usato Tempesta, così che le mosse di potere hanno una potenza incredibile. Ora anzi andiamo a vedere, tanto ormai si è abituata alla famosa tabella dei tifi mia. Cioè non è mia in realtà, però quindi si attacca, vediamo se attacca, si difende la terra. Qui c'è, ok, l'acciaio non dice niente sull'acciaio. Ok, prossimo panno sarà Hippo Down. State attenti anche a Hippo Down, ragazzi, perché è parecchio pericoloso, perché anche sabbia fiume, che anche senza tempesta faceva danni. Io ho fatto Surf, che lo manda a KO grazie al cielo. Ok, quindi Shark diceva Scarco e sale al 58, ragazzi. Sky, sì, Sky Shark. Ok, lei ci manda Gliscor, Pokémon terra volante o buio, no, me lo ricordo, o terra buio, c'entra in qualcosa comunque. Terremoto, oh, perché Terremoto mi ha fatto così tanto, ragazzi? Ti prego, mandalo a KO, grazie, sono stati attimi di terrore. La tempesta di sabbia imperversa, lei ci manda Golem, al quale io però non potevo attaccare per primo contro Golem, quindi io ci vado di Raiatot sperando che lei non mi faccia un terremoto, perché sennò davvero 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 potrei morire e non sarebbe conveniente per niente. Ecco. Ok, non ci fa danni fortunatamente. Io gli vado sperando che prima o poi non mi faccia un terremoto. Se non mi fa un terremoto siamo a posto. Se me li continuo a fare potrebbe essere una grande difficoltà. Ok, sono pugno anche peggio. Anche peggio. No, anche peggio un corno in realtà. E Aiatot affinché lui non smette di farmi o tono pugno o terremoto, perché terremoto, ok, ancora, ragazzi, stanotte io se mi fa un crazy al sono morto, non so se, quindi non sperate nel crazy al. E Aiatot ancora, ragazzi, Aiatot a raffia. Lei mi fa tono pugno, mi sa, o terremoto, terremoto ancora. Non dimmi, non mi fai critica, dimmi, non mi fai critica, cazzo. Ok, buono. Non mi ha fatto il critica, Raiatot. Ragazzi, sta battaglia è solo di Raiatot e terremoti a raffia. Anche perché non voglio rischiare Pingu, che mi servirebbe davvero tanto. Terremoto ancora, tanto. E senti, Bellina, ti può consumare tutte e 10 terremoti se non mi fai critica, cazzo. Ok, pericolosa questa cosa. Perché magari attacca anche per primo, però. Cioè, per la strizza, Terremoto ancora, non ho tenuto il conto. Comunque affinché non smetti di farmi terremoto. E non deve crittare, perché se critta so cazzi. Scusate per le parolacce, ma a volte ci stanno. Ai, tono pugno. Mi sa che ha finito i terremoti, però non ne sono sicuro.
e quindi io continuo a usare Yayalot, tanto ce n'ho 88, ragazzi, assurdo, 88. Basta. Prego, non li ha finiti le cose. Cazzarola! Se avete notato la recitazione sei più bello, comunque grazie a Dio Pingu non è morto, anche se ha rischiato parecchio, non ha crittato. Per mia fortuna, lei si sta dicendo ma quante arcbolo di Hyrelot c'ha questo? Tante, cara mia. Fuopugno! Perché fuopugno? Ma io rischio di essere fotte. Dimmelo butta giù. Sì! Allora ragazzi, volevo fare quest'asso dall'inizio, però mi stavo cagando in mano, semplicemente. La tempesta si è ben perversa. E lei ci manda Rhyperior, che se, hanno tutti i terremoto qua, ragazzi, incredibile. Io direi safe. E sperando lo butti giù davvero, cazzarola. Sì, allora ragazzi, abbiamo sconfitto anche la seconda Super 4 in 21 minuti e qualche secondo. Ok, abbiamo avuto la meglio su Terry Super 4, grazie al cielo. Pingu, ti adoro Pingu. Ti adoro Pingu e anche la prossima palestra la farei tu, quindi pensaci, pensa che è brutto in realtà perché... ok, usiamo Yayalot così un po' a cacchio. E cosa dire ragazzi, io vi aspetto nella prossima parte di Pokémon mi sto scordando tutto perché questa cosa poi un platino Nuzlocke, intanto io salvo, dicevo vi aspetto nella prossima puntata di Pokémon Platino Nuzlocke dove batteremo il terzo e il quarto, davvero sto impazzendo, il terzo e il quarto Super 4, non perdetevela perché e spero non perdere io perché sto pregando al vuoto, cioè al Signore. Allora, quindi io vi dico ciao a tutti ragazzi e ci si becca alla prossima puntata della Lazio Capone Platino dove batterò il terzo e il quarto Super 4. Quindi ciao a tutti.